arrabbiato, deluso? Contento. Contento? Contento perché pensavo che ci ammazzassero. E invece siamo riusciti a giocarci alla pari 3-7. Ne hanno vinto uno che poteva venirci molto molto utile per passare il girone, che è il nostro grande obiettivo. E quindi sono contento perché nonostante i nostri tanti difetti siamo riusciti a tenere il livello per 3-7. È chiaro, contro squadre come loro noi facciamo molta molta fatica, come faremo molta fatica contro l'America. Abbiamo vinto contro la Cina non so perché, o forse perché loro davvero sono molto in crisi fisicamente, li vedo parecchio male. E quindi sono contento perché mi piace quando le squadre ci provano, è l'ottimo. E poi quando lo vedi, no? Quando provi l'ultimo, no? quando la differenza tra le squadre è troppo grande, l'ultimo un po' molli. Però sono abbastanza contento della prova corale di oggi. Avete preparato bene la partita? Sì, nel senso che le partite prepariamo sempre alla stessa maniera, quindi dipende, se non è che se vinci, se perdi, le prepari o bene o male. Noi so che contro di loro siamo fisicamente e tecnicamente più scarsi, quindi sai, diventa duro. I nostri posti 4, che è un po' il nostro tallone d'Achille, contro squadre ben organizzate a muro, faranno sempre molta fatica. E i nostri centrali vanno bene, però sai, non è che puoi vincere una partita con i centri. Oggi l'opposto, che è quello che di solito ci tiene su, ieri non è stata molto bene, non si è allenata, oggi ha giocato così. E il secondo posto ha fatto molto bene, però non ha la forza forse che ha il primo, quindi... Ci abbiamo provato, però abbiamo perso contro una grande squadra che è qui per vincere loro e che secondo me hanno tutte le possibilità per farlo. Legon non è ancora entrata nelle Olimpiadi, nonostante questo sono 6-7-0 con Legon che fa i suoi 25, non so quanti ne ha fatti anche oggi, pur giocando la peggiore che ho visto forse contro di me negli ultimi 3 anni. Quindi penso che quando Legon entri nel torneo, secondo me è da ragazza, da campionessa che è, entrerà nel torneo gradualmente. Quando Legon entra nel torneo sarà dura per tutti, perché è una squadra d'Italia molto 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 forte. Con gli Stati Uniti per voi una partita come questa praticamente? Sì, con gli Stati Uniti una partita per preparare le due finali. La nostra finale 1 è con l'Argentina, la nostra finale 2 è con la Russia. Per quello che sono i 3 punti vinti, anche il set di oggi potrebbe venirci molto utile. Quindi vedendo cosa fanno le altre, perché è chiaro che se la Russia va a vincere con la Cina, Tutto il girone si complica, può succedere di tutto dopo, quindi possiamo addirittura arrivare anche terzi. Mentre invece se la Cina vince con la Russia, dopo la nostra Russia e Cina, se vinciamo l'Argentina diventa chi vince dentro e chi perde fuori. Quindi è così, è l'Olimpiadi, è bella per questo, bisogna essere sempre, guardare la prossima e capire dalle partite che si perdono dove migliorare. Quindi oggi abbiamo molte cose da capire.